nota dell'ingegnere Florio dell'ASL competente, e alla prefettura è stato detto che non rientra lo screening sulla popolazione di Borgo Ferrovia, in quanto non è prevista proprio dal Ministero della Salute, quindi di conseguenza per gli abitanti del borgo non ci sarà nessun controllo sulle problematiche che potrebbero derivare dall'isochimica. Questo però è un dato di fondo contraddittorio, perché in realtà due sabato fa, esattamente il 5 aprile, in un convegno di Ambiente e Salute, il dottor Padula ci ha detto esattamente il contrario, cioè che l'ASL era a piena disposizione degli abitanti e dei residenti di Borgo Ferrovia per effettuare i controlli relativi alle patologie derivanti dall'isochimica. Allora noi chiediamo, ci prendono in giro? Che cos'è in realtà che non viene detto e non viene fatto? Noi stavamo aspettando Caldoro per cominciare a dare finalmente una spinta veritiera, perché noi siamo stanchi di avere dei proclami in televisione, sui giornali. Vogliamo dei fatti concreti e cominceremo da questo.